È stato presentato stamattina a Palazzo San Giacomo, alla presenza del rettore dell'Università Federico II di Napoli, Gaetano Manfredi, e del direttore di ANCI Campania, Pasquale Granata, il training camp Governi locali e politiche europee, percorso locale comune di Napoli della scuola ANCI per giovani amministratori, intitolato da Amato Lamberti. Il corso si propone di contribuire alla formazione della nuova classe dirigente municipale e si rivolge alla nuova leva di giovani amministratori di comuni, prioritariamente entro i 35 anni di età. Nasce oggi la scuola per giovane amministrazione che ha voluto il Comune di Napoli per far sì che la sfida del futuro di città che siano sempre più all'avanguardia possano realizzare questi obiettivi attraverso i giovani amministratori. Un bando che si rivolge a 34 ragazzi provenienti da tutta Italia e che vuole dare tutte quelle competenze necessarie affinché le sfide delle nostre città possano non soltanto essere raggiunte ma anche vinte. È una dedica per noi importante a chi è stato assessore della città di Napoli, presidente della provincia della città di Napoli, il professor Amato Lamberti. Questo perché vogliamo rinsaldare l'eredità morale del professor Lamberti, che deve essere uno stimolo per il futuro per chi amministra la cosa pubblica. Il salto generazionale è complesso, anche perché c'è stata una grande trasformazione della macchina amministrativa. I giovani che si avvicinano oggi alla pubblica amministrazione hanno un compito difficile, perché debbono mettere insieme capacità politiche ma anche competenze. E questo è, credo, che lo sforzo che tutti noi dobbiamo fare per avere una nuova classe dirigente, che è la vera sfida del Paese. Oggi la sfida dei fondi europei è una sfida decisiva per i nostri territori e quindi fornire degli strumenti per questi giovani amministratori diventa per noi fondamentale. La pretesa di poter essere una scuola nazionale per giovani amministratori, che sono tanti i giovani che si stanno impegnando in politica, sono 22.000 i giovani amministratori in tutta Italia, tantissimi in Campania, un bel segnale.